Anche Fano partecipa alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e lo fa con una mostra dall'11 luglio al 10 ottobre del 2019, dove verranno eccezionalmente esposti ben 5 disegni originali del genio toscano Leonardo e Vitruvio alla ricerca dell'armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico è il titolo della mostra che si terrà nella Sala Morgagni del Museo Malatestiano di Fano e che è stata presentata alla stampa dalla vice sindaco Stefano Marchegiani. Siamo orgogliosi di partecipare alle celebrazioni leonardiane. Questa è stata la chiave vincente di un progetto piaciuto molto a MIBACT, cioè aggiungere un tassello al racconto del pensiero di Leonardo, del genio rinascimentale, attraverso questo studio che lui fa dell'autorità vitruviana. Quindi ci sono degli elementi interessantissimi, originali, oltre ovviamente alla resa che Leonardo fa dell'uomo vitruviano, cioè delle proporzioni perfette del corpo umano descritte da Vitruvio. Grazie a questa esposizione Fano si collega dunque alle grandi capitali mondiali e alle altre città italiane che stanno celebrando il genio di Leonardo. Questa mostra che attirerà nell'estate fanese decine e decine di migliaia di appassionati da ogni parte d'Europa. Basti pensare che l'ultima volta che ben 5 disegni originali di Leonardo si sono visti tutti insieme è stato a Londra. Nemmeno Firenze è riuscita in questa impresa. Si inserisce quindi fra i grandi eventi culturali della regione Marche questa mostra, che sostiene tra l'altro l'evento con un sostanzioso contributo di 150.000 euro. Questa mostra, grazie anche al sostegno della regione Marche, è all'interno dei grandi eventi culturali della regione ed è una grande opportunità culturale e turistica non solo per Fano ma per l'intera regione. I 5 disegni originali di Leonardo che verranno esposti rappresentano lo studio di un odometro per misurare i chilometri, di un orologio ad acqua, di una mega balestra e del Duomo di Milano e di un lunule, ovvero uno studio per la quadratura del cerchio, come ci dice Guido Beltramini del Centro Studi Palladiani di Vicenza, uno dei curatori della mostra. Sapete che Leonardo pensava disegnando, non riusciva a capire senza disegnare e arrivano alcuni dei suoi fogli più belli, quelli in cui lui ha studiato dei temi all'interno dei quali trovare in Vitruvio una risposta. Voi sapete, questo libro è una specie di storia di un'amicizia fra un uomo e un libro, fra Leonardo e questo testo antico, il De Architettura di Vitruvio, l'unico ad aver attraversato i secoli a parlare di architettura, ma non solo di architettura, anche di temi che a Leonardo erano molto cari.